La pioggia di stelle causata dallo sciame meteorico delle Leonidi si verifica ogni anno in questo periodo e si prevede che raggiungerà il picco nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2023. Per uno spettacolo su vasta scala bisognerà aspettare fino al 2032. Le osservazioni quest'anno saranno facilitate dal fatto che la Luna è nel primo giorno della sua fase crescente, quindi la sua luce non dovrebbe interferire con il riconoscimento delle meteore. Lo sciame delle Leonidi è costituito da frammenti della cometa 55 P-Temple-Tuttle, che si disgregano a causa della sublimazione del ghiaccio quando la cometa è più vicina al Sole. Perielio. Come sappiamo, le comete sono piccoli corpi celesti costituiti principalmente da una miscela di gas ghiacciato e pezzi di roccia. Le Leonidi prendono il nome dal punto del cielo in cui sembrano provenire, un ammasso di stelle nella costellazione del Leone, noto anche come falce leonina. La pioggia di stelle può essere vista per tutto il mese di novembre, ma quest'anno il suo picco è previsto dalla sera di venerdì 17 novembre alle prime ore di sabato 18 novembre, con un possibile picco alle 6 del mattino ora italiana. È sempre una buona idea provare ad osservare in un'area scarsamente illuminata dall'illuminazione artificiale. Tuttavia, lo sciame meteorico di quest'anno non sarà buono, con solo un massimo di 10-15 stelle all'ora visibili in condizioni ottimali. Ogni 33 anni si verifica un evento significativo che può raggiungere migliaia di stelle al minuto. Questo è il periodo di tempo impiegato da una cometa per completare la sua orbita attorno al Sole, passando da un perielio all'altro. Gli astrofili ricordano uno degli eventi più impressionanti del passato. L'evento ebbe luogo il 13 novembre 1833, sulla costa orientale degli Stati Uniti, quando erano visibili così tante stelle che i residenti furono presi dal panico. Dicono che si sono riversati in chiesa per paura del giudizio universale. L'ultimo grande sciame è avvenuto nel 1998 e il prossimo sciame è previsto intorno al 2032.